Ciao ragazzi, benvenuti alla seconda diretta Instagram Road Racing Core. La prima diretta l'abbiamo iniziata mercoledì, sì, mercoledì sera con il pilota inglese David Todd, mentre oggi restiamo in Italia perché ci sarà con noi come nostro ospite e con molto molto piacere perché a me lui sta simpaticissimo. Avremo come ospite il pilota italiano più veloce di sempre al Manx Grand Prix dell'Isola di Man, che è Francesco Curinga. Eccolo, ciao! Oh, Ciao. mi stavi lasciando da sola, non sapevo più cosa dire. Come va? Non sono tanto tecnologico, hai capito? Ne ho un po' io a mettermi in moto. Ma ascolta, neanch'io. Infatti, ho appena chiesto di farmi sapere nei commenti se si sente l'eco, perché quando ho fatto la diretta con Todd si sentiva un eco pazzesco, perché probabilmente lui aveva il volume molto alto e la mia voce si sentiva due volte. Ragazzi, c'è eco anche questa volta? Scrivetelo nei commenti così ci regoliamo subito. Perfetto. Intanto, cioè, guarda, Grazie. guarda che Grazie maglietta ho per la maglietta. messo. Questa ragazza è la maglietta del Sorpresa. fan club ufficiale Francesco Curinga. Grandissima. Ok. Grande sorpresa. Allora, ci dicono che si sente tutto bene. Perfetto, perfetto. Dai, allora iniziamo. Vabbè, Bene. innanzitutto domanda di rito, come stai? Come stai vivendo questa quarantena? Bene, tutto ok, quasi rinchiuso in casa. Fortunatamente, vabbè, abitiamo in campagna, cioè abbiamo un pezzo di giardino, quindi possiamo uscire e farci la nostra passeggiatina. C'è la serie che mette i cuori, la Serena, che è la moglie di Francesco. Sì, no, beh, anche io da questo punto di vista sono abbastanza fortunata perché abbiamo un giardino abbastanza grande, quindi insomma, se voglio farmi due passi al giardino, se voglio allenarmi, posso farlo lì, quindi penso che conti tanto, per cui io non mi voglio assolutamente lamentare di niente, perché finché hai la possibilità di fare queste cose, soprattutto stai bene, la tua famiglia sta bene, non mi voglio Non lamentare. lamentiamoci, c'è chi sta peggio, dai, quindi Sicuro. accontentiamoci, secondo Ma ascolta, ma questo bellissimo quadro dietro di te? me. Me l'ha regalato un mio amico quando la prima volta che abbiamo fatto il Manx, me l'ha regalato Fabio, che sarà anche all'ascolto e che l'ha comprato poi da me l'ha regalato, gliel'ha fatto un nostro carissimo amico di Ospedaletti. Luca Terremoto fa questi quadri, quindi è stata una bella sorpresa. Molto bello, sì. Tra Guarda. l'altro, ho visto un altro saluto che mi interessa tantissimo, Vincenzo Curinga. Cioè, adesso io non posso più promettergli che lo aspetto e ci sposiamo, perché adesso sono impegnata. Però vediamo, non si sa mai. Perché ho un debole per lui. Allora, Vincenzo è il bimbo di Francesco per chiudere il quadro. Ciao Vincenzo, ci ha salutati Ci prima. ha tradito perché con le moto non ne vuole sapere. È grande appassionato, però Però dice non gioca gioca ancora a tennis. tennis. Tennis, forse è la scelta migliore. Dai. Uno basta avanza in casa. Da papà pilota dici che è la scelta migliore, così. Ascolta, io ho un po' di domandine per te, poi ovviamente ci sono quelle che ci hanno mandato un po' di persone da Instagram tra ieri e oggi e poi quelle che faranno tutti i nostri amici che ci stanno guardando stasera. Allora, io vorrei partire dall'inizio, con inizio intendo l'inizio della tua avventura al Manx. È una domanda che sicuramente ti avranno fatto in mille, tante volte, però è sicuramente qualcosa che in tanti vogliono capire. Tu come hai fatto a imparare praticamente a memoria un tracciato di 60 km? Che metodo hai utilizzato? Ma io diciamo che devo ancora impararlo un pochettino, quindi ho ancora diversi punti da migliorare. Però innanzitutto ci vuole una preparazione soprattutto fisica, anche perché non dimentichiamoci che in questi 20 giorni di permanenza su all'isola facciamo
qualcosa come 2000-2500 chilometri. Io personalmente che faccio due categorie, quindi devi essere pronto, molto pronto fisicamente e quindi affidarti a persone competenti per questa preparazione fisica. Io ho trovato in Luca e in Sergio due persone che mi hanno aiutato molto sotto questo punto di vista. E poi soprattutto quando tu sei a posto fisicamente, sei anche a posto di testa, che è quello che conta soprattutto, secondo me, in questo tipo di competizioni, perché tu in quel momento devi sapere fare in così poco tempo. Devi pensare a tante cose, tanti fattori, a cosa stai facendo e soprattutto a quello che devi fare nel breve tempo possibile. E soprattutto un consiglio che posso dare è affrontare le curve, quello che viene dopo, con tempo strappare, al fine di evitare piacevoli sorprese. E poi soprattutto io tutte le mattine che ero su all'isola facevo il mio giretto all'isola con la macchina, con i miei amici del team, in base a Ramsi, con la nostra colazione del mattino, quindi sveglia presto, rompevo le scatole a tutta la squadra, salivamo in macchina e con il mio fido Stefano Bonetti al mio fianco facevamo il nostro giro quotidiano. Sì, perché sicuramente lui ha avuto anche una buona guida, diciamo così, perché Bonetti, super, super, super esperto, ormai corre al TT dal 2004, è un tuo super amico e quindi hai avuto un po' di aiuto da parte sua? Aiuto a dir poco, diciamo. Quindi è stato una fortuna averlo a mio fianco. Mi ha dato più di una dritta e mi ha soprattutto sopportato in questa avventura, perché io poi alla fine sono anche un po' noioso, no? Quindi faccio le mille domande, mille tutte, lui invece è stato molto bravo, più che un amico. E poi invece dal punto di vista, cioè, adesso va tanto di moda andare sulla Play, guardare tutto. Io, se posso dire la verità, io non ho mai ho giocato alla Play, ma non sono mai arrivato forse a Glen Ellen, quindi i miei 5 minuti di gara non li ho sorpassati, perché dopo un po' mi annoio e mi stufo. E non ho manco mai guardato dei video, Davvero? se non in piccole, proprio qualche minuto, qualche chilometro, perché poi dopo un po' non mi piace più. Mi piace più impararlo da me che guardare un altro, perché poi ognuno comunque ha il suo stile di guida, quindi ognuno la curva la interpreta a modo suo e quindi preferisco, strada facendo, impararla sia in macchina sia in macchina nei giorni di gara, comunque quando abbiamo le prove, giro dopo giro, cerco di ottenere il massimo. Che poi cambia tutto perché quando giri in strada, in strade aperte, in macchina, stai solo da una parte della carreggiata e poi cambia un Esatto, pochino tutto, e no? devi soprattutto rispettare i limiti che adesso sono molto, molto severi, quindi se sono 60 miglia, sono 60 miglia, non 61, 70. Esatto. Ci sono anche molti poliziotti in borghese in giro, no, non si scherza sicuramente Sì, all'isola di Man. assolutamente. Infatti, noi uno dei tanti giri che abbiamo fatto siamo stati anche fermati dai gendarmi dell'isola. Sì. E quindi sì, siamo stati fermati, avvisati, dopo che da Stefano mi è stato ripetuto più volte di andare piano, di non invadere l'autocorsia, io come al mio solito non gli do mai ascolto, invece aveva ragione lui anche questa volta, capito? Però la siamo cavata con un avvertimento, basta, dai. Bene, meglio così. Comunque la tua risposta, cioè, fa capire molto, fa capire quanto non ci siano
non ci sia un modus operandi uguale per tutti, cioè non è vero che bisogna guardare un sacco di onboard per forza, oppure come fanno tanti piloti, soprattutto giovani giovani adesso, no? Che usano tantissimo la PlayStation. Non è vero, ognuno ha il suo stile di guida, ognuno ha il suo stile di apprendimento, quindi. Esatto. Secondo me ognuno poi la interpreta a modo proprio. A me, ti ripeto, mi stufa guardare i video, mi stufa giocare alla PlayStation, anche perché poi non ci prendo tanto con la PlayStation, capito? Perché non ho il mio manubrio, quindi dopo un po' mi viene nervoso e lascio perdere. Sì. Quindi. Senti, Francesco, puoi chiamarti Francesco, cioè chiariamo una cosa. Io lui lo chiamo Curingas e lui a me mi chiama Marta Covioli, tutto attaccato. Questi sono i nomi. No, ascolta, tu appunto hai esordito al Manx nel 2017, poi sei andato avanti, sempre al Manx 2018 e 19. Probabilmente, senza probabilmente, il 19 è stato l'anno migliore con il tuo nuovo record personale, che è anche il record italiano al Manx Grand Prix, e poi soprattutto con due podi nella classe Lightweight. Correvi con la Paton S1 del team Bass Racing, mentre invece nelle classi Junior e Senior, quindi facevi quattro gare, hai corso con la tua fidata Honda CBR del team Bemar Racing Bianco Moto, giusto? Ok. Però indubbiamente credo che insomma, un momento speciale sia stato e un risultato speciale sia stato appunto il doppio podio nella Lightweight. Una domanda un po' strana. Qual è il momento veramente più emozionante? Cioè, quando tagli il traguardo, se sai che sei a podio, quando il marshal, magari non ti aspetti che sei a podio, il marshal ti indirizza verso il parco chiuso, scusa, winner's enclosure, la chiamano loro. Oppure quando sei sul podio e guardi tutti dall'alto in basso, non lo so, qual è il momento veramente in cui ti dici ce l'ho fatta? Ma il momento più bello è quando tu tagli il traguardo, fai la via di ritorno per andare verso il parco chiuso, fai tutto quel vialetto e poi alla fine di questo vialetto, prima del parco chiuso, c'è l'omino dell'organizzazione che ti fa segno di entrare in quel famoso rettangolino di asfalto e con in terra c'è uno, due, tre, allora lì capisci che hai fatto qualcosa di bello. Poi ti guardi intorno e vedi gli amici, vedi la famiglia, che qualcuno piange, qualcuno ride, e allora qualcuno salta dalle transenne, ti abbraccia, allora lì dici, allora non è un sogno, hai capito? Allora è proprio la realtà, allora lì ti rendi conto di aver fatto qualcosa di bello, dai. Molto bello. Molto E, senti, un italiano che va forte all'isola di Man, che sia il TT, che sia il Manx, comunque che va forte all'isola di Man, come la prende il paddock che è formato in, diciamo, penso per l'80% da britannici? Ma io sinceramente mi sono subito trovato bene nell'ambiente del paddock su all'isola, fin dai primi giorni sono stato accolto molto bene e mi è subito piaciuta la gente che frequenta il paddock, gli inglesi, secondo me sono persone squisite e apprezzano molto quello che fai, Poi da un anno all'altro sei ancora un po' più conosciuto, quindi aumenti le tue conoscenze e poi comunque dopo il podio nella Lightweight, allora è aumentato proprio l'affetto proprio nei tuoi confronti. Se proprio devo dire una cosa con il paddock, io ho un problema grave, che non conosco bene l'inglese, capito? Faccio un po' di fatica e questo qua per me è un problema col fatto, però cerco di farmi capire bene, dai. Però mi prometto di migliorare, dai. Adesso in questi periodi di quarantena studio un po' Hai di fatto un po' di lezioni d'inglese? inglese. Vai. Sto facendo un po' di lezioni così, un po' di fai da te, spero di arrivare preparato. Ma ascolta, io mi sono persa due Manx ultimamente, nel senso che l'ultimo era, sì, quando ci siamo visti, 2017, poi al Manx non sono più andata. Ma adesso fanno delle, come hanno fatto anche al TT, diciamo così, dei briefing per i piloti non inglesi,
perché hanno cercato un pochino di svegliarsi, passatemi il termine, da questo punto di vista, perché si sono accorti che molte volte i briefing tecnici non vengono proprio capiti da tutti. E quindi al TT hanno fatto dei briefing a parte per gli italiani, gli spagnoli, i francesi. Al MANX non lo hanno ancora fatto. No, che sappia io, tutti i briefing che abbiamo fatto sono tutti in lingua inglese. Allora, sul bianco mi porto sempre persone fidate che conoscono l'inglese. A parte che poi sono sempre le solite cose, fatto il primo, fatto tutti, capito? Sì, a meno che ci sia qualcosa di eclatante, ma poi lo dicono e lo ridicono al race office, quindi in qualche modo ci si arrangia sempre. Qui qualcuno dice: ma basta che sai dare gas. No, comunque a parte dar gas, lì devi comunque fare attenzione perché comunque sei controllato dai Marshall, ce ne sono ben 500, mi pare, tutto lungo il percorso. Quindi, ad esempio, io sono anche stato ripreso nella gara della Lightweight. In fase di bandiere di gara, Gary Thompson mi ha convocato dopo il podio, mi ha convocato subito al race office e mi ha detto che secondo i marshal del posto non avevo deciso, cioè meglio ho detto che si era sbagliato e quindi mi sono cavato così, dai, ho detto che non ero io, Quindi me non in eri effetti tu, non perché la ero tua moto gialla poi passa inosservata. io. Esatto. Non ero nella Lightweight, era con la moto verde. Ah, nella Lightweight, scusami, dopo No, il podio hai detto, giusto? non ero io lo stesso. Ok. Comunque, devo un attimo tornare indietro perché c'è un commento bellissimo. Io so giocare meglio di Fra alla Play. Di chi è? Di tuo figlio. Ha ragione, facciamo spesso le sfide, ma sai che mi batte. Sì, vabbè, ma Sì. lui è della new generation. Eppure ci rimango anche male, perché io guidare sono anche capace un pochettino a guidare nei giochi così di simulazione di guida. E invece lascia perdere il TT che mi dà fatto il joystick, ma abbiamo anche il volantino col sedile, quindi riproduci. Bellissimo. Stiamo giocando a Gran Turismo adesso, Che capito? Però bello. e presto interremo anche online. Adesso fammi solo allenare un po' quei tre. Allenare. Ascolta, prima ho detto moto gialla, mi è venuto in mente che una persona, Luca, non vuole che io dica il cognome, no, mi ha chiesto per piacere, chiedi a Francesco perché ha sempre quel colore la sua moto, se ci è affezionato in modo particolare. Ma mi è sempre piaciuto il giallo come colore dominante, quindi per me porta avanti, diciamo, questo colore in tutte le moto che faccio. Cioè, inizialmente i primi anni che correvo era il blu, subito. Poi il blu l'ho associato al giallo fluo, poi ho lasciato perdere il blu, adesso solo giallo. Mi piace proprio il giallo, adesso è il mio colore preferito, Dal punto di basta. vista estetico, ok. Con Un'altra. la grafica della moto la faccio io, tutto, poi la affido poi al carrozziere di fiducia, però mi piace farmela Disegnare tutto tu, esatto. ideare tu. Attaccare gli adesivi, i numeri, devo fare tutto io con calma da solo. Infatti mi prendono in giro delle volte, capito? Perché attaccare un adesivo magari c'erano anche quei 10 minuti, capito? 10 minuti fanno una moto intera, io invece attacco un adesivo. Perché sei precisino. Adesso lo racconto io un aneddoto su di te, perché io non ci potevo credere. Allora, Manx 2017, non erano ancora iniziate le prove, se non sbaglio, proprio i primi giorni in cui forse eravate arrivati, io arrivavo dall'Ulster direttamente, c'era un attimo, diciamo, di pausa. Comunque, una sera siamo andati a fare il giro in macchina del tracciato con Giorgini. A Con Giorgio, parte che salutiamo. abbiamo fatto qualche tappa pub, però a un certo punto finiamo nella nebbia. E da lì, ma anche da prima, praticamente da quando siamo partiti, le parole di Francesco erano: Giorgio, vai piano, Giorgio, rallenta, ma non stava andando veloce, eh? Giorgio, c'è la nebbia, io tornerei indietro. No, ragazzi, torniamo indietro. Cioè, io mi sono detta: Francesco domani deve correre, domani, dopodomani, non ricordo più, deve correre, deve esordire qui, ed è così però. Cioè, lui è così, sembrava avessi quasi paura
Però paura perché stava guidando un altro. Invece tu mi sembri una persona che fa molto affidamento, diciamo, su se stessa, giusto? Esatto, sì, ma innanzitutto non guidavo io, quindi io non è che mi fido molto delle persone che stanno a mio fianco, non mi fido quasi di nessuno, capito? Poi vedi tutta la nebbia, di notte e tutto, quindi dico, vai piano, che non ci facciamo male in macchina, poi vai a dire agli altri che ci facciamo male in macchina sull'isola di Man. Sì, no, Non avevi esiste. ragione. Alla fine il giro non l'abbiamo fatto, non siamo neanche arrivati a un quarto, mi sa. Siamo arrivati a Kirk Michael, forse qui ci siamo Penso. tirati. Ah, forse sì. Sì. Poi un'altra domandina. Il tuo programma per quest'anno sarebbe stato quello di correre ancora al Manx. Però, secondo te, al momento non ci sono ancora comunicazioni ufficiali riguardo Manx e Classic TT. Secondo te si potrà correre e se sì, che difficoltà aggiuntive avrai dopo questa pandemia? Beh, diciamo che il Max è ancora l'obiettivo perché ufficialmente non è ancora stato annullato, quindi c'è sempre questa speranza che si possa fare. Il problema è, cioè, se in caso domani dicessero sì, facciamo il Max, il problema a parte prendere dovute precauzioni del caso, che poi ci diranno, comunque ci sarà anche un problema economico, perché secondo me anche gli sponsor che abbiamo, prima di responsabilizzare Ringa, forse avranno altre priorità. E quindi, secondo me, il problema dal punto di vista motociclisticamente parlando, secondo me è un problema di sponsor, quindi di budget. E quindi, comunque la vedo ad oggi, la vedo dura che Sì, si possa organizzare questa gara qui. Non tanto magari per i concorrenti, ma per il pubblico. Non è un circuito che dice lo facciamo a porte chiuse, non entra nessuno. Qua siamo in uno stato, una regione, quindi attraversiamo diverse città. Quindi non possiamo neanche dire alla gente stai a casa, come facciamo? Quindi il problema anche quello, dai. sono d'accordo. Dovrebbero prendere una decisione entro fine mese, ormai ci siamo, quindi, però secondo me il 99,9% purtroppo non si farà niente. Sarebbe quasi assurdo che l'unica gara della stagione fosse Macao, però la vedo dura anche quella ormai, cioè non tanto per loro, che ormai diciamo così sono puliti, no? Io sento costantemente una ragazza che abita a Macao e mi ha detto che non hanno più casi da tanto tempo, casi a Macao. Ci sono casi portati dalle persone che stanno arrivando lì, magari perché erano bloccate all'estero. Quindi, certo, novembre è lontano, però non lo so, forse per quest'anno non si farà proprio niente. Però, Secondo me giustamente, come dicevi tu, se anche dovesse esserci qualche gara, però ci saranno sicuramente delle difficoltà in più dal punto di vista economico. Ecco, tu però avevi in programma qualche gara extra oltre al Manx, come ad esempio qualche gara in salita o IRRC? sì, avevo in programma di andare su in Austria a Landshut per la prima di europeo, anche per stare un po' in moto, magari provare un po' la moto in ambito stradale, e poi i primi di maggio c'era la prima di IRRC in Olanda, a Hengelo, e quindi il mio programma era fare il più possibile l'IRRC, le 5 tappe, che era in Olanda, in Belgio, poi si andava su Imatra, Repubblica Ceca e Froburg per finire a settembre dopo il Manx, però ormai le stanno inviando tutte, se non annullando, comunque per Sì, il momento sono hanno cancellato Imatra, ad esempio, cancellata completamente. Le però altre, qualcosa è rimandato, però. secondo me poi alla fine non ha senso, capito, questa voglia di fare, forse sarebbe meglio fermarsi un attimo, dico Che sì, io. quasi pace per quest'anno. Egoisticamente uno dice vogliamo tutti andare in moto, ma alla fine i problemi forse sono più seri, sono altri i problemi, dai. Sì, sicuramente. Contentiamo di star bene, dai.
Senti, ma invece perché tu, al di là di questa situazione, perché per quest'anno avresti scelto ancora il Manx e non il TT? Perché sono ancora giovane, hai capito? E quindi devo fare ancora un po' di esperienza. E Giusto. quindi abbiamo ancora un anno di Max e poi si vedrà. E poi comunque col Max ho un conto in sospeso. E quindi sia nella lightweight che soprattutto con la 600. E quindi finché non risolviamo questa cosa qua, io non posso passare al TT, capito? Se mai un giorno passerò, se mai un giorno sarò pronto di andare dalla parte di là, capito? C'è un po' di confronto a distanza, ce l'abbiamo perché alla fine il circuito è lo stesso, quindi infine parla di tempi, capito? Sì. Però ho ancora qualche sassolino e quindi Bravo. aspetto ancora un anno, da tanto tempo, la carriera è ancora lunga. un'altra cosa, altra domanda abbastanza banale, diciamo così, però a me piace tanto sentire le diverse risposte dei piloti. Qual è il punto del mountain course che ti piace di più, o meglio, qual è il punto in cui tu ti senti più a tuo agio e qual è il punto invece che non ti piace o che reputi particolarmente difficile? Allora, sai che facendo tutti i chilometri, no? Chilometro dopo chilometro, dici, vabbè, questa è la punta che mi piace di più, questa è la punta che mi piace di più, questa è la punta che mi piace di più, alla fine finisci tutti i 60 km e alla fine ti piace tutto il giro. Quindi, poi, e quindi non hai fatto una scelta, quale ti piace di più, quale ti piace di meno. Sinceramente, io mi trovo bene su tutto il circuito, però poi analizzando i tempi, vedo che delle lacune in un tratto centrale, quando poi torniamo al paddock e analizziamo tutta questa cosa qua, e c'è un punto che va da Ginger Hall fino a Ramsey, Ah, quello che tutto qua, bucato. quello tutto bucato, che qua già è un problema vedere la strada, capito? Quindi in più vederla a una certa velocità è un altro problema, hai capito? E quindi ho dei punti in cui secondo me io tentenno un pochettino. Tentenno comunque mantenendo sempre alta velocità, però non è così semplice. Quindi, secondo me, io però non ti posso dire che non mi piace, però con cronometro alla mano ti direi questo punto qua. Sì. Ginger Hall, sì, sono quei 4 minuti che proprio non mi vanno giù, capito? È una cosa abbastanza comune, una risposta comune questa, perché mi ricordo anch'io, si fa fatica addirittura a tenere ferma, cioè tenere ferma la moto, no, la moto non sta per niente ferma, però a tenere le mani sul manubrio, vero? Cioè, però paradossalmente più forte vai e più riesci, diciamo così, a sentire meno, tutte queste buche, o La sbaglio? teoria è quella, forza sulle pedane, stringere bene le ginocchia a serbatoio, stringere il culo e camminare, capito? Vabbè, piano piano, forse riusciremo anche a far quello. Poi, ancora un paio di domande mie e dopo andiamo con le domande dal pubblico. Allora, questa non è in realtà proprio una vera domanda, però una cosa che mi piace sottolineare di te. Noi stiamo parlando tantissimo ovviamente del Manx, perché insomma, perché è l'isola di Man, però non dimentichiamoci che tu in carriera sei pluricampione italiano ed europeo velocità in salita. Ma esattamente quanti titoli hai vinto? Allora, italiani 7, 2003, 2006, 2009, 2010, 2014, 15, 16, 17, forse fino al 16, e poi 4 europei, 14, 15, 16, 17. Alla Quindi faccia. Ok. mi sono buttato, ci siamo buttati in questa avventura. Sì, Poi, avete un po' abbandonato l'italiano per concentrarvi poi sull'europeo, giusto? sì, e poi abbandonato anche l'europeo e concentrarsi oltre i confini proprio dell'Europa, oltre Manica. Ecco, allora mi aggancio a una domanda che mi ha mandato un nostro amico Valerio Garagiola, perché ha fatto una domanda molto interessante e si aggancia bene a quello che hai appena detto.
Lui chiede, per prepararsi al meglio per una gara come il Mans o il TT, è meglio il CIVS, quindi la salita o la pista? Mi permetto io di aprire una parentesi per chi ci ascolta. Dal punto di vista diciamo del regolamento, per partecipare al Mans o al TT, per rispondere anche a una persona che l'ha chiesto prima, bisogna avere un certo curriculum di gare e Esatto. dimostrarsi, diciamo, in attività, in particolare presentare 6 risultati e traguardo in 6 gare riconosciute dalla federazione nei 13 mesi precedenti l'evento. Queste gare riconosciute dalla federazione non sono il CIVS, cioè il CIVS non conta perché le gare devono avere lo stesso punto di partenza e di arrivo, cosa che le gare in salita non hanno. Quindi, da un punto di vista di regolamento, il CIVS non è proprio ideotico, non conta niente. Però Valerio penso che chiedesse da un punto di vista invece di preparazione fisica o mentale o di guida, è più propedeutica la pista o una gara in salita che è una road race? Sì, secondo me la gara in salita italiana non è propedeutica, nel senso che non hai velocità elevate, quindi perché la media non deve superare i 100 km/h. La gara in salita italiana ti può aiutare dal punto di vista del pericolo. Sai che corri su una strada di montagna, quindi sai che ai lati non hai le vie di fuga, quindi sai che c'è il pericolo, quindi ti può preparare da questo punto di vista. Ma la cosa importante quando tu fai le gare stradali in Irlanda o comunque in Inghilterra è abituarsi alla velocità. Il tuo occhio si deve abituare alla velocità, che le gare in salita in Italia comunque non hanno, hai capito? Sono limitate alle chicane, limitate proprio dal tipo di percorso molto tortuoso. E quindi secondo me la pista, ma le piste veloci forse sono un po' più propedeutiche all'isola di Man per il fatto appunto di abituarti alla velocità. Forse le gare stradali da noi più vicine, che un po' simili, sono le gare europee, del campionato europeo della salita, tipo l'Austria, una volta facevamo anche la Svizzera, oppure anche la Francia, di una volta avevano medie elevate, tipo l'Austria. Tipo media di 170 km/h, quindi si avvicinano di più all'isola. Oppure le gare di RRC, allora sì che quelle sono proprio preparazione per eccellenza, per Bravo, non stai dire. proprio rispondendo a una domanda che fa adesso Road Racer Life, che chiede appunto, non è meglio l'IRRC come preparazione e varietà di tracciato? Sì, è giusto, giusto. Anche perché i percorsi sono veloci. Percorsi stradali veloci si avvicinano molto all'isola. Se non altro come pericolosità, il chilometraggio magari è diverso, però dai. Oppure ci sono anche le Irish Road Race, quelle difatti tutti arrivano da lì come paletta di allenamento. Noi purtroppo pecchiamo sotto questo punto di vista, perché il nostro allenamento non sono le Road Race irlandesi, ma sono le varie salite, la pista, loro sono più avvantaggiati rispetto a noi. Che vai, decidi di andare a vivere lassù, allora ti fai un campionato, uno due, e allora meglio. Come avevano fatto due italiani anni fa, Davide Ansaldi e Dario Cecconi, che tra l'altro mi permetto proprio di ricordarlo oggi perché domani è il 3º anniversario della sua scomparsa, purtroppo. Sì, l'aveva Lasciamo fatto. una triste parentesi. Voglio andare a prendere una domanda. Quando sei in griglia prima della partenza, ti danno fastidio le persone che vengono a parlarti? È una cosa che mi sono spesso chiesta anche io, se il Sai pilota che preferisce rimanere da solo con, ad esempio, il meccanico di fiducia o la fidanzata, non so, e non altre persone che arrivano. Io fino a quando siamo nel parco chiuso, adesso parlando dell'isola, c'ho i ragazzi del team, del mio team, tutti intorno, e non mi dà fastidio sinceramente la gente. Dopodiché, quando ci spostiamo poi nella pit lane vera e propria, sinceramente anche se mi pare non ti sono neanche a sentire. Perché sto entrando proprio in una concentrazione un po' particolare che solo quelli che lo fanno possono capire, quindi magari non.
Magari ti rifaccio anche la domanda, io poi parlo con quelli che mi stanno intorno, ti faccio la domanda 1.000 volte, capito? Poi io ho le mie cose, le mie fisse mentali, queste mie paranoie, pressioni gomme, non pressioni gomme, benzina, non benzina, tutte queste cavolate qua. Però, ma poi comunque qui mi stanno intorno un sacco, quindi non è che mi fanno tante domande. Ah, perché la domanda era di Claudio, che tu conosci come Macho. Forse ti senti in colpa che ti rompevamo le scatole alla Northwest. No, Allora, assolutamente. diciamo questo aneddoto qua, vabbè, non gliene fregherà niente a nessuno delle mie cose, però vabbè, questo Claudio detto Macho è il mio fidanzato, che è Coringa, cioè l'ha soprannominato, lo conosce solo lui come Macho. Perché ha detto, mi sembra Melandri, ma beh, no, anche no, per piacere. Infatti tu mi hai detto Claudio, io non so manco il suo vero nome, sinceramente, perché poi quando battezzo uno con un certo nome, nomignolo, poi Perché non mi per te è ricordo. macio. Per me è No. macchina, esatto. No, perché noi due abbiamo avuto il grandissimo piacere di stare proprio al fianco di Francesco in griglia alla Northwest, alla sua prima Northwest. Sai, però una volta che te ne vai e il pilota, in questo caso lui parte, magari ti dici, sì, lui mi ha detto, no, state qui, non c'è problema, parlava, era simpatico, ma magari gli stiamo rompendo le scatole, voleva concentrarsi. Quindi, sai, cerchi sempre di non parlare, stare lì, osservare, però poi la domanda te la fai sempre, no? No, Magari abbiamo rotto le scatole, ma parlo in generale, adesso questo è un aneddoto che è capitato a noi, però era proprio una curiosità generale. Poi un'altra domanda. Maurizio Bottalico, ciao, lui doveva esordire al Manx. Quando è che ci vai? Maurizio, comunque lui chiede, il primo pensiero appena hai terminato il tuo primo turno di libere sull'isola? bella domanda anche questa. Primo pensiero, dici, finalmente ci siamo, abbiamo fatto il nostro giro e adesso sono affari nostri. Abbiamo voluto la bicicletta, adesso cominciamo a pedalare. Perché ti rendi conto di com'è il tutto. Ti rendi conto o non ti rendi conto di com'è tutto l'ambiente, di come pensavi, com'era, cancella tutto, cancella di come pensavi. Prima di procedere con le domande, invece, ti volevo chiedere una cosa. Magari avresti voglia di farci vedere qualcosa che hai in casa, qualche tuo ricordo, oggetto particolare delle Northern Hisses, dell'isola di Man? Una cosa, Così, per caso. qua indosso, qua c'ho il braccialettino che mi è stato consegnato alla premiazione qui a Villa Marina. Praticamente mi è stato consegnato che sarebbe il premio come il pilota più veloce oltre ai soliti britannici, quindi il pilota europeo più veloce all'isola di nell'edizione 2019, e quindi mi hanno consegnato questo braccialetto. Bello, non sapevo di questa premiazione particolare. Neanche io. Bene, bene. E poi c'ho le mie nostre statuine. Eccole. Queste consegnano sia, mi sembra, sia anche al PT che al Manx, ai primi 30 classificati di ogni categoria, Villa Marina, e poi comunque dietro qua c'è scritto, vabbè, la posizione, categoria, e quando cominci comunque a vedere due, vuol dire che, vabbè, tanta roba, dai. Eh sì. Dai, soddisfazione, dai. Immensa direi, perché beh, sono ovviamente un po' diverse quelle del Manx e del TT, penso che funzioni come il TT, ma so che al Turistrophy consegnano queste statuette che si chiamano o Silver Replica, replica perché sono la replica del trofeo grande del mercurio alato vero e proprio. Silver replica fino a una certa posizione, poi bronze replica. Ho sbagliato, non posizione, cioè posizione ma in base al tempo. Non è che è standard la cosa, ovvero le danno ai primi 30 piloti, ma in base alla percentuale
di tempo rispetto al primo classificato. Insomma, una premiazione un po' complicata, come molto complicate sono altre regole sempre all'isola, no? Esatto. Anche al Manx, quindi credo sia più o meno la Sì, stessa cosa. dovrebbe finire di nuovo così, sì. Più o meno, penso. Hai altre cose da farci vedere? Poi ce n'è un'altra. Un'altra, questa della Junior, l'ottavo posto della Junior, che non ha neanche mani, neanche questo qua, hai capito? Nella Però Junior è dove hai segnato il tuo record, vero? nella Junior ho segnato il record italiano, Che è di? l'anno qui, che è di 116, quasi 117, o forse quasi 118. Qua c'è la media dei tre giri, però Ah, no, no, aspetta. no, infatti, A me infatti, no. tre giri di quanti danno, però il tiro singolo dovrebbe essere 100, quasi 120, 118, 9 mi fa, non vedi una cavolata. Sì, perché il 117 sarebbe un pochino basso, tra virgolette, quello è la media di gara, invece record sul giro, sì. E poi invece nella lightweight lì col secondo posto, perché poi abbiamo fatto il record proprio della manifestazione al Manx nella categoria lightweight 650, perché nonostante il secondo posto, quello che ha vinto ha fatto il record, si chiama forse lightweight, invece la nostra è lightweight 650, capito? Quindi con la Patton del team Bass, Bassa Vittoria, abbiamo fatto questo record, dai. Proprio della manifestazione, altra soddisfazione personale. Sì, tra l'altro con quella Patton tu hai fatto un ottimo, ottimo risultato alla Northwest, che forse è passato un pochino in sordina. Come dicevamo al telefono, forse ti sei trovato al momento, al posto giusto nel momento sbagliato, nel senso che nella gara della Lightweight, nella prima, tu sei arrivato sesto, è la prima, giusto, in cui sei arrivato sesto al tuo debutto alla Northwest, e quindi tanta roba, no? Però Stefano Bonetti ha vinto, quindi ha un pochino offuscato il tuo risultato, tra virgolette. Giustamente. Sì, giustamente, perché ha vinto, come dicevi bene te, mi sono trovato al posto giusto, al momento sbagliato, perché Stefano ha fatto l'impresa, Sì. l'impresa mega galattica, e quindi si è meritato tutti gli onori, tutte Grazie, sì. le cose, capito? Giustamente, perché un'impresa del genere, cavolo. Però noi nel nostro piccolo, con il nostro sesto posto al debutto, con la Patton di Vittorio non abbiamo, secondo me, fatto un brutto risultato. Per E niente, quindi direi, sì. non conosco neanche la moto. Vabbè, l'abbiamo provata un mese prima, facendo qualche giro a Francia Corta, e poi ci siamo buttati nel triangolo. E quindi, giro dopo giro, abbiamo imparato a conoscere la moto. E comunque ci siamo trovati a battagliare per il quarto posto, perché alla fine quarto è arrivato Saiga, che non è, mi sembra, l'ultimo degli ultimi Saiga, quindi che Esatto. vada anche molto forte al TT. Sì. Quindi siamo arrivati a decimi col quarto, dai, con Ciocco e quinto e io sesto, quindi no. E invece gara 2 abbiamo fatto sempre sesti, Ah, giusto, sì. sotto l'acqua. Che lì l'acqua è un po' particolare, io a volte vado bene, a volte vado male, a volte e lì devi un po' prendere le misure. E la moto, vabbè, non è neanche la tua, quindi se la butti per terra non è tanto bello. E poi se scivoli a nord, se non è bello lo stesso. E poi ho fatto anche male i calcoli quando ho fatto sesto, perché avevo i primi tre davanti che erano irraggiungibili, e ho detto tanto. Dietro io sono quarto, non c'ho nessuno, ma sai che la Nordwest partono in due gruppi, il primo gruppo e il secondo gruppo, e due del secondo gruppo hanno fatto di qualche secondo meglio di me, quindi ho rifatto il nuovo sesto, quindi lì ho giocato un po' male. Vabbè, ho Sì, fatto male i quella calcoli. è una cosa che succede molto spesso alla Northwest e soprattutto all'Ulster, e mi sono sempre chiesta, chissà che delusione, il pilota che si immagina già in una certa posizione, poi dopo qualche minuto arrivano quelli del secondo gruppo e succede così. Però, Esatto. Niente, ma la Northwest era in programma anche quest'anno per no, te? non avevo ancora deciso, via. Però facendo l'IRRC e tutto, forse
forse mi sarei più dedicato a RC e non a Nord-West. Era una cosa un po' dell'ultima ora che avrei deciso un po' più avanti. Però adesso abbiamo levato ogni ogni Niente. dubbio. Va Manca bene. una decina di minuti. Ti farei un po' di domande dal pubblico, eh? Allora, Pier Francesco chiede che setup si usa per una gara lunga come il Mans, ma più che lunga poi direi con tutte delle caratteristiche diverse lungo il tracciato. Sì, hai scelto la persona giusta. Io che sono molto sensibile, no, alla guida, mi hai detto, e quindi no, scherzi a parte. Io se devo essere sincero, la moto, io tocco poco della moto, mi hai detto, quasi niente. Nel senso, mi hanno fatto le sospensioni, Alberto mi ha fatto le sospensioni e io non l'ho quasi mai toccata. Se non qualche piccola modifica, comunque senza stravolgere, io sono un tipo che si adatta e una volta che mi adatto, secondo me va bene così e non oso neanche provare a fare una regolazione e Ma in quant'altro. In generale, scusa, in generale sei così o all'isolato? generale, una volta che poi ho raggiunto un po' di cose sono nei rapporti, capito? Devo raggiungere il mio rapporto perfetto. E poi dopo vado. Forse può essere anche uno sbaglio, non provare a migliorarla perché la moto va bene, però se non potrebbe anche andare meglio, capito? E quindi, però, io sono la foca di dire devo girare, devo girare, devo girare, devo imparare, e poi mi perdo invece in queste cose qua, capito? Magari a volte mi fanno anche delle modifiche, no? Stefano e compagnia, no? Leonardo e tutti, e magari lo fanno anche a mia insaputa, hai No. capito? Sì, sicuro, dai, sicuro che non lo fanno, e quindi niente, però poi io quando arrivo mi fanno domande trabocchetto, non me la colgo neanche, capito? Quindi, capito? Quanto valgono le regolazioni su di me. No. Ma adesso che hai nominato Stefano, dai, raccontaci un aneddoto che riguarda te e Bonetti. Ma sull'isola, ma tipo, vabbè, non è sull'isola perché gli altri non si devono raccontare, no? No, no, quello che vuoi. Ma tipo, un aneddoto strano sull'isola, no? Che i 1500 giri che facevamo durante la permanenza su, arriviamo con la macchina al saltino di Balacrai, no? E praticamente lui arriva e mi dice, guarda che se non salti vuol dire che non vai forte. Gli ho detto, Stefano, scusami, mi pare che qua è un stato che se vado, ci facciamo anche male, no? Niente da fare, così vado con la moto, al primo giro, cioè non salto veramente, non salto. Dico, come si fa? Come si fa? Poi col passare dei giri salto solo con la ruota davanti, la ruota dietro rimaneva ancora attaccata a terra, allora arrivavo e allora ero proprio, mi maltrattava come un cane anche, no? No, allora vuol dire che non veloce, perché devi fare in sesta marcia, se non in quinta, ti vedevi detto Stefano, guarda che si fa tanto veloce, allora alla fine comunque aveva ragione lui per l'ennesima volta, o in quinta o in sesta, comunque principalmente in quinta marcia salti, allora vuol dire che allora ricominci. Quando ti si alzano le due ruote da terra vuol dire che stai incominciando a capire qualcosa, che stai imparando, dai. E poi salta anche la pattern che vai leggermente meno, quindi vuol dire che in quel punto lì hai capito, dai, come funziona. Però poi detto a modo nostro, poi Sì, certo. Sì, infatti poi tutti conoscono il salto di Ballabrigi al TT, ma io mi ricordo che Bonetti tanti anni fa mi disse: ma quel salto lì lo faccio anche col booster. E Ballacrai che è il vero salto del TT, cioè dove devi dimostrare di avere le palle per farlo, no? ha ragione, esatto, vale, e coraggio, e soprattutto fidarti di quello che ti dicono. Io di Stefano poi mi fido ciecamente, quindi non mi manda allo sbando così, capito? Quindi detto da lui che bene o male anche nelle salite facevamo più o meno gli stessi tempi, comunque ci andiamo allo stesso modo, quindi alla fine ce l'ho fatta. Però non è semplice quando uno te lo dice e tutto, poi a mettere in pratica non è tutta questa semplicità, capito? Comunque è un salto. Secondo me, non solo la velocità, comunque sei oltre i 220, 230, secondo me, o no, più o meno.
Quindi un conto è saltare a Ballo Bridge a 40 all'ora, anche perché se salti un po' di più di 40 all'ora vai nella gola della casa che hai di fronte, quindi non puoi farlo tanto di più. Invece a Balacrai è un po' più impegnativa la cosa, ci vuole una belle palle, però ci vuole anche tanto cuore. Ci vuole. E quindi poi una volta che hai imparato, vabbè, ti riesce. Hai sempre un attimino di ansia, perché poi comunque quando sei in volo, che poi quando atterri non sai mai come puoi atterrare, e quindi la moto delle volte ha sempre un comportamento un po' diverso, però vabbè. Ma tu sei uno che sa saltare bene, adesso dico, magari dopo aver fatto un po' di esperienza. E come atterri? Perché a me piace vedere come atterrano i piloti. C'è forse un modo giusto per atterrare. E poi c'è Michael Dunlop che atterra così ogni volta. Con Preso proprio tanto lui ha un po' a modo suo, hai capito? fa fare tutto a modo suo. Lui è proprio un animale, però tra virgolette, però l'atterraggio più atterri in modo dolce con tutte e due le ruote e meno la moto si scompone, capito? E meno tra virgolette paura ti vedi. Se incominci a atterrare con la moto storta, la regola è essere il più dritto possibile all'inizio del salto. Quando sei dritto, allora atterri dritto. E quindi consigliabile far così. E poi soprattutto spostato tutto sulla destra, che è meglio. Tutto Tutto sulla destra. sulla destra. C'è meno dosso, hai capito? Quindi salti andando un po' meno, che male non fa, dai. E comunque Bonetti ti maltrattava come un cane, Anche detto. come dice Stefano, se vai poi tanto avanti, tanto in alto, alla fine c'è lo zoo laggiù in fondo dalla curva e quindi vai a tenere compagnia agli animali laggiù in fondo, capito? Una, due, tre. Oppure Fabrizio ci ricorda, i moscerini ancora vivi sulla carena avevi, perché Stefano diceva che andavi piano. Esattamente, mi ha detto che io ce l'avevo pure sul casco, no? Hai capito? Quindi metto che i moscerini ti stanno spingendo, vuol dire che devi ancora accelerare. Senti, poi un'altra domandina, dal pubblico. Hai qualche rimpianto da Luca? Hai qualche rimpianto? Cioè, vorresti aver iniziato prima magari il Manx? Pensiero. Secondo me, dovessi tornare indietro, magari forse cominciare un po' prima a correre. Quello sì. A che età hai iniziato? Ne ho cominciato tardi, ho cominciato a 26 anni, 25-26 anni, così per caso in salita, e poi con un mio amico, col porterino, ho cominciato senza dire niente a nessuno e siamo andati a fare una gara qui vicino a casa, sopra Sanremo. E quindi dovessi andare indietro, forse comincerei prima a correre e poi incomincerei prima andare su all'isola, comunque le gare su in Inghilterra, in Irlanda. Però tenendo ferma la tua età, diciamo, di inizio delle gare, è stato giusto arrivare poi al 2017 per il Manx, perché ricordo che in un'intervista che abbiamo fatto proprio nel 2017 tu mi hai detto: io vado quest'anno perché quest'anno mi sento pronto, non prima, magari non ero pronto, diciamo, di testa, giusto? Esatto, non eri pronto di testa, devi essere consapevole a quello che vai a fare, capito? Cioè, è un gioco, ma è anche un gioco pericoloso, quindi devi sapere chi hai di fronte, capito? E Certo. quindi devi cogliere l'attimo, il momento giusto, quello che ti viene poi anche dal cuore, dice vabbè, quest'anno è l'anno buono e decido di andare su. E poi devi anche avere l'appoggio, vabbè, della famiglia, di tutti. Se hai l'appoggio nella famiglia sei già oltre un 50%, non devi combattere con persone che ti rimano contro, dai. Che credo sia Quindi una cosa pazzesca avere la testa un po' da un'altra parte, soprattutto all'isola di Man. devi essere libero da tutto, dai problemi che comunque ci sono sempre, da pensieri, solo concentrati su quello che stai facendo, dai.
consigliabile comunque. Sì. Guarda, mancano 3 minuti perché se dura un'ora la diretta. Allora, Vediamo. mi fai ringraziare poi dopo qualcuno. Sì, dai. Come? Mi fai ringraziare poi qualcuno. Vai, allora vai, parla E tu, poi fai quello che vuoi. facciamo. No, 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 volevo solo ringraziare, vabbè, Tim Bemar, la Biancomoto, Monica e Patrizio, tutti i ragazzi della Carena Nomi che mi hanno la mia avventura, la mia famiglia. E tutti i ragazzi del team, cioè quelle persone che mi sono creato io che mi supportano e sopportano in questa avventura che sono vabbè, Stefano, Leo, Alessandro, Marco Ficarra e poi altre persone, Yuri, e poi dimmi se mi dimentico qualcuno, mi dimentico qualcuno. Io. Anzi. George, che mi Fai sta venire studiando. Vincenzo, fai venire Vincenzo. Ciao! Grande. E poi i vari Alessandro Cavasacchi, Alessandro Martini, sì, Alessandro Cavasacchi, e Sì, come sta? Trucco. poi basta, mi pare. Ma qualcuno ti scriverà, ti dirà, oh, grazie, me lo segno, ti sei dimenticato di me. Poi Giovannino. anche Giometrino, va bene. Vittorio, qua. Vittorio che mi ha dato fiducia, mi ha fatto guidare la sua moto, quindi mi ha dimostrato fiducia, dai. Bene, Coringas, sei stato bravissimo, interessantissimo, spero che sia piaciuto a tutti. E Un saluto a tutti i ragazzi che ci stanno seguendo, a tutte le poi persone. chi. Ovviamente la storia dura 24 ore su Instagram, però ho trovato il modo di metterla anche su YouTube, quindi la possiamo rivedere in qualsiasi momento. Canale YouTube Rotracing Core. Va bene, grazie a tutti per averci seguiti e soprattutto grazie a Curingas. Ciao a tutti! Come per voi, ciao Ciao! ciao. Ciao.